Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutto su DIY Ispirazione. Guardate chi c'è qui, questi sono i nostri unicorni dell'esperimento che abbiamo fatto la scorsa volta. Come potete vedere, dopo averli tolti dall'acqua, la loro forma è diventata normale. Anche a lui il collo è diventato normale, hanno delle forme tranquillissime e quindi sono molto carini. Oh, perfino questo, vedete, gli sono diventate le zampe piccole e riesco a metterlo a cavallino rampante. Eccolo qua, guardate che dolce. E vi devo dire che mi è venuta un'idea con questi piccoli unicorni. Difatti, oggi vi voglio mostrare come realizzare, o meglio, come personalizzare un ipotetico sapone fai da te. Come faremo? Ve lo dico immediatamente. Innanzitutto andiamo a scegliere un unicorno, prendo questo perché mi sta simpatico e sta in piedi da solo e lo vado a mettere all'interno di un bicchierino di plastica, possibilmente trasparente perché così lo step dopo viene più facilmente. Quindi vi faccio vedere, poi qui con me ho questa base per sapone, quindi praticamente questa base solida per sapone che può essere sciolta in microonde con soli 30 secondi, una parte è molto molto facile, e che poi verrà appunto versata qui dentro. Inoltre la base per il sapone è trasparente, quindi farà vedere il nostro unicorno. Ho preso questo contenitore in ceramica perché così posso metterlo dentro al mio microonde e sono andata a sciogliere il sapone che adesso verserò dentro il bicchierino. Quindi ci infiliamo. E oh no, non è abbastanza! Ok, adesso non me lo aspettavo, pensavo fosse abbastanza, ma mi rimane il corno fuori, quindi adesso andrò a prendere un altro pezzettino di sapone, così almeno lo copro, perché altrimenti, insomma, poverino, non possiamo lasciarlo col corno scoperto. Ecco qui, messo un altro po' di sapone. Adesso è pronto, non ci resta che lasciarlo asciugare, è molto carino, sembra gigante visto da qui. Deve asciugare su una superficie piana per almeno 3 ore. Eccolo qua, asciugato, super carino. Guardate che bello, mi piace questo sapone. Lo vado a tagliare. Ed ecco qui, è pronto. Sotto, molto carino che c'è la parte tutta levigata, sopra un po' meno perché mi è rimasta questa parte, magari con la limetta per le unghie lo sistemo. Ma in ogni caso mi piace perché può essere anche uno stimolo per i bambini, magari per lavarsi, che vedono questo pupazzino, allora si lavano le mani più spesso così poi ci possono giocare. Secondo me è una cosa molto molto simpatica ed è anche adatta per un regalo alla fine. Ebbene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare like, lasciare un commento e iscrivervi al nostro canale dove abbiamo tantissimi video simili. Ebbene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo assolutamente molto presto con nuovi DIY, nuovi video e nuovi giocattoli. Ciao a tutti!